è un finale a due, quello del percorso lungo della Gran Fondo Davide Cassani 2016. Sono infatti Igor Zanetti della Cannondale Gobbi FSA e Chris Hubert della La Bagarre Ciclistica Lucchese che attaccano a circa 15 km dall'arrivo. L'accordo è perfetto ed è Igor Zanetti che va a giudicarsi la volata dopo 130,5 km di corsa. Il gruppo dei più immediati inseguitori viene regolato in volata da Vincenzo Pisani del team Terenzi. Zanetti, lo dicevamo anche stamattina, oggi bisognava dare il 110% e tu ci hai messo anche qualcosa in più. Ma assolutamente sì, avevo già fatto un quarto posto, un terzo, quest'anno ho vinto, sono contentissimo. Il finale di gara? Ma il finale di gara, sulla penultima discesa è andato via Chris, c'era già Corsello fuori e un po' per distrazione non mi sono accorto di Chris che era in fuga. Dopo sull'ultima salita mi hanno avvertito di questo, ho provato ad attaccare, sono riuscito a fare la differenza e a 15 dall'arrivo ho ripreso Chris, siamo venuti di comune accordo qui all'arrivo e ho avuto la meglio in volata. Percorso straordinario. Ma più duro dell'anno scorso perché c'era parecchio dislivello. Comunque dai, quando si vince si è sempre contenti, quindi bel percorso. Una dedica per questa bella vittoria. Ma questa dai, te la dedichiamo visto che mi porti sempre fortuna. A te, Cristian.